Bonjour mia family, bonjour! E oggi il bonjour ci sta perché siamo a Parigi, ovvero siamo vicino a Parigi, a Disneyland Paris. Sono super super contenta di essere qui, in realtà questa è la seconda giornata, sono qui con Demelza e Vic, loro sono venuti in macchina da Alkmaar, dai Paesi Bassi, dall'Olanda, che è un po' più a nord di Amsterdam. Io invece sono venuta con l'aereo da Venezia, ho volato, ho fatto Venezia a Parigi, poi ci siamo trovati qui. Questa è la stanza, non ve la faccio vedere perché è veramente incasinata. E poi volevamo stare al Disneyland Hotel, che è l'hotel che sta a Disneyland, però abbiamo prenotato tardi e praticamente era già tutto pieno, ma prossima volta stiamo lì. Però questa è appunto, sta per iniziare la seconda giornata a Disneyland, abbiamo due giornate piene e io ieri ho comprato questa felpa di Minnie, volevo troppo una maglia, ho con Topolino Minnie, la volevo rosa, non l'ho trovata, ma ho trovato questa che è comunque bellissima ed è una felpa, l'ho presa grande apposta, così sotto ho messo un altro maglione in lana perché fa veramente veramente freddo, ragazzi. Ieri c'erano meno 2 gradi quando siamo usciti e oggi mi sa un pochino meglio, ma comunque, cioè, il tempo è veramente, guardate che roba, c'è una nebbia densissima, ecco, c'è una nebbia densissima e sì, e fa freddo, quindi tipico tempo novembrino, direi. Però siamo qui per festeggiare il nostro compleanno, perché come sapete il mio compleanno è stato il 14 novembre scorso, Demelza invece fa il compleanno un giorno prima di me dello stesso anno, quindi lei il 13 novembre, quindi siamo venute a festeggiare qui a Parigi appena abbiamo potuto. E è stato bellissimo ieri a Disney, ragazzi, cioè è stata la mia prima volta in assoluto ed è magica, è davvero davvero magica Disneyland, vedere tutti i personaggi, la parata, poi è tutto addobbato natalizio, c'è stata la parata natalizia, gli alberi di Natale, le decorazioni sono meravigliose. Poi c'è stato lo scorso weekend il compleanno dei 90 anni di Topolino, quindi è tutto ancora più magico e devo dire che c'è anche tantissima gente, però è meraviglioso, è davvero davvero meraviglioso. Io amo i parchi divertimenti, ma Disney qualcosa in più, specialmente a fine giornata quando c'è quello spettacolo, ma oggi ve lo farò vedere, c'è quello spettacolo meraviglioso con i fuochi d'artificio, con tutte le luci, i personaggi delle fiabe Disney proiettati sul castello, insomma è veramente un'esperienza unica e quindi sono molto contenta che abbiamo due giornate perché oggi siamo di nuovo qui, sì, che bello e quindi adesso abbiamo appena fatto colazione, ho mangiato veramente tantissimo, ragazzi, le colazioni a buffet sono la morte, veramente, ho mangiato brioche con la marmellata e poi ho mangiato uova strapazzate, due piccole tipo salsicce, tipo quelle americane, credo, boh, piccoline, e cosa ho mangiato? Ah sì, un pezzettino di brie e succo d'arancia e acqua. Quindi adesso andremo a prendere la navetta che ci porta dall'hotel al parco e voi oggi verrete con me, quindi vi farò vedere tutto quanto. Eccoci ragazzi, ci siamo, oggi stiamo andando ai Walt Disney Studios, mentre l'entrata dell'altro parco è lì, ma con la nebbia si vede poco, però lì si vede l'hotel, il Disneyland Hotel, e questi sono i Walt Disney Studios. Questo è Demelza, are you excited? Yes, I just heard that we're going in the Tower of Terror with Nicole first. No, io nella Tower of Terror non ci vengo manco morta, ragazzi. Questi ci provano, ma non succederà mai. Già ieri mi sono fatta una specie di montagna russa, ragazzi. Ovviamente era abbastanza blanda, tipo per bambini, c'erano i neonati, però io ho sempre paura. Comunque, notare, queste sono le mie orecchiette con paillette che si stanno praticamente relativizzando, stanno cadendo. Però ce la faremo, siamo all'entrata, fa freddissimo, ragazzi, veramente freddo. Ci siamo ragazzi, quello è Walt Disney, Topolino, quella è la Hollywood Tower, loro la chiamano la Tower of Terror, là dietro c'è l'Hollywood Sign ma non si vede con la nebbia, comunque si sentono le grida di quelli che vanno nella Hollywood Tower, non ci vado neanche morta, e questo è il palco. Questi souvenir mi fanno impazzire. No, vabbè, la sciarpa con il fiocco di Minnie. Cappellino con Minnie. Le orecchiette.
Queste sono quelle che avevo ieri. Anche quelle sono carine. Ok, stiamo per entrare da Ratatouille. Siamo tutti pronti con i nostri occhiali 3D. Non so cosa aspettarmi, ma mi hanno detto, perché ieri mi è piaciuto un sacco Peter Pan quando siamo andati nell'altro parco e era il mio preferito, però secondo loro questo mi piacerà ancora di più, dicono che 100 volte meglio, quindi sono molto molto curiosa. Tra l'altro c'è un po' di fila, ma perché questa attrazione è super super popolare e quindi insomma grosse aspettative, vedremo. Okay, ragazzi, ci siamo, ho già gli occhiali per lui. Do we look good? Venez, 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 suivez-moi, je vous prie. Chef Remy is waiting for you. This way. Wow. Look. Look. There he is. Here they are, Remy. Les invités pour le dîner. Yes, but here. Pour le repas idéal. Coco vin? Non. A simple omelette? Too simple. What? Mais oui, that's it! Siamo piccolissime. Alla fine mi hanno abbandonato e sono andati nella torre del terrore, ragazzi, Tower of Terror, che è questa davanti a me. Notare, da qui si vede ancora meglio. Ok, tu praticamente entri, ti catapultano su, poi giù di nuovo, poi ancora più su, poi giù di nuovo, poi ancora più su e poi giù di nuovo. E io sinceramente, uno, soffro di vertigini, due, ho paura delle montagne russe, tutte le robe paurose, quindi solita storia mia praticamente tutta la vita, anche a Gardaland, ovunque. Io quando ci sono queste cose paurose io aspetto. Infatti mi hanno mollato borsa, videocamera di Demelza, roba, cioè io sono quella che tiene la borsa quando gli altri vanno sulle robe paurose, sostanzialmente. Ma sono l'unica, ci sono altri come me, spero di sì. Comunque dovrebbero aver quasi fatto perché non c'era tantissima fila e altrimenti vado a prendermi un tè caldo, perché ragazzi è super 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 freddo. Infatti non ho mai i guanti, ma qui non si può farne a meno davvero. E ho le orecchie che continuano, guardate che roba, cioè continuano a cadere, non so cosa riuscirò, però sono troppo carine. Sono veramente troppo troppo carine, molto natalizie. E tra un po' invece vorremmo andare sulla... Qual era la nostra che mi hanno detto che mi piacerà sicuramente, ma c'era molta fila, quindi volevamo aspettare che inizi la parata per poter andare in quest'altra attrazione. E poi c'era un'altra cosa che volevo fare, che è un po' adrenalinica ma non troppo, quindi ho pensato che possa andare bene anche per me. Vedremo, non mi ricordo i nomi, ma vedremo tra un po'. Ok ragazzi, siamo in fila per andare su questo coso. How's this called? Toy Soldier Drop. Ok, quindi la caduta dei soldatini. E... bambini drop. Bambini drop. Sì, è più per bambini, nel senso che non è tanto pauroso, ma per me direi che può andare.
Siamo da tipo 40 minuti in fila per andare a fare la giostra di Nemo, non mi ricordo, siamo quasi arrivati, andate, si va tipo su questi gusci di tartaruga. Salut les humains, c'est Crash. Vous allez plonger dans le grand bleu. C'est dingue. È una specie di montagna russa, ma non così paurosa. Avevo un po' di paura, ma Demelza mi ha garantito ed assicurato che non devo avere paura perché è tranquillissima questa cosa, quindi insomma mi fido. Ok ragazzi, io stavo per farmela sotto Ratatouille. Allora, voi pensate che sia una cosa per bambini, ok? In realtà il coso gira e poi ad un certo punto ti senti come cadere, ragazzi. Me la sono fatta sotto, paura terribile, quindi se cioè io sono troppo fifona per fare certe robe, cioè per loro il nulla, io oddio sono uscita con le lacrime, i capelli, cioè condizioni terribili. Comunque adesso non so come, oggi sono andata fuori di testa, mi hanno convinto e andrò anch'io sulla Hollywood Tower of Terror, cioè sulla torre del terrore. Non so come abbiano fatto a convincermi. Design changes. Bellissimo. È una specie di casa infestata. Sono terrorizzata. Spero, se sopravvivo, ci vediamo dopo. Cioè, non so, guardate un po'. Io non so, vabbè. Ok. Sto cambiando idea. Can I still change my mind? No. Ah, ok. Posso più cambiare idea. Can I still change my mind? Goodbye to your followers. Goodbye, followers. Goodbye. Goodbye. Last video ever. Ok, ragazzi, sono... Allora, io ci sono andata, questa torre del terrore è stata l'esperienza peggiore di tutta la mia vita. Ho avuto una paura assurda. Quando mi sono vista, dov'ero, cioè in alto, io che soffro di vertigini, con un piccolo, ma proprio poco, ho visto dove ero, chiuso gli occhi, non li ho più riaperti, mi sono sentita crollare 500 volte, mi si alzavano le gambe. Sapete quando cadi, velocità, si alzano le gambe, la borsa pure, ero terrorizzata, ma dovevo fosse finita. Demelza continuava a dire, questo è l'ultimo, non era mai l'ultimo. E praticamente alla fine stavo piangendo / ridendo, una specie di mix. È stato tremendo, non ci tornerò manco morta mai più. Posso dire di esserci stata, questa è l'unica considerazione che mi rimane. Comunque, sono sopravvissuta e mi tremano ancora le mani. Seriamente, sto neanche scherzando però. Mi tremavano le ginocchia. E adesso siamo venuti su una cosa molto molto più tranquilla, che è il giretto degli studios. What kind of studios? What are we gonna see? Have you ever been here? I am a Have you ever been here? That's the thing. If you want to go in here, you never get out. So. Ah, bene, benissimo, benissimo. Signora, signoras, buenas tardes a todos. Bienvenidos. Buenas tardes a todos. Está permitido fumar, beber, comer todo el tiempo. Estén sentados a todos, por favor, todo el tiempo. Todo el tiempo. Tiempo es always. De nada. Todo el tiempo, all the time. And with that, we fade out from our Behind the Magic tour. We hope you share our admiration for the amazing craftspeople, writers, directors, and all who help us actors make dreams. Un studio de cinéma, c'est tellement de choses. Un atelier d'artistes, une scène pour les comédiens, une machine à tremblement de terre, un nid de dragon et surtout un endroit où on fait vivre des rêves. Oh my God. Even though our tour is over, keep your eyes open. You never know who you might run into. Ragazzi! Il castello, la sera siamo tornati nel parco, nell'altro parco, prima eravamo negli studios, adesso siamo nel parco di Disneyland ed è meraviglioso, guardate che roba, pazzesco.
E dopo i fuochi d'artificio siamo scappati subito. Qui ceneremo, si chiama Rainforest Cafe ed è una specie di ristorante, ma sembra di essere in una foresta. Dovrebbe essere molto carino da quanto mi hanno detto. No vabbè, che figata, oddio, un po' impressione. Wow! Ok, nostro tavolo. Buon appetito, it's Mac Lake. Buon appetito. Qui abbiamo hamburger, patatine. Io ho preso, ragazzi, spaghetti e meatballs. Che in realtà che in realtà sarebbe un piatto per bambini. Però, oh, a me piacciono. Buon appetito. Ragazzi, sono tornata in hotel. Sono letteralmente stanca, morta. È stata una giornata super stancante, ma bellissima. E adesso devo lavorare un po' al computer in realtà, e al cellulare. Dopodiché corro a nanna, perché domani, prima di ripartire, facciamo un salto a Parigi. E quindi proprio pochissimo, giusto per vedere la Torre Eiffel praticamente. Però ci svegliamo prestissimo, quindi è meglio che io vada a nanna subito. Quindi vi mando un bacio grandissimo. Spero che questo vlog vi sia piaciuto, che non so mai se i vlog vengono bene fino a quando poi li rivedo nel montaggio, e quindi sono sempre un po' titubante, che spero vi piacciono. Comunque sì, ho gli occhi rossissimi perché sono veramente stanca. Comunque, questo è tutto, mia family. Bacio grandissimo, scusatemi se questa settimana, o per voi ormai la scorsa settimana, perché questo video probabilmente lo vedrete lunedì, ho caricato proprio troppo pochi video, perdonatemi davvero, ma qui a Disney non è stato semplice. Comunque sì, promesso che recupero, promesso. Bacio grandissimo, a domani, ciao!